Maestrello sostiene che Internet non è e non sarà mai una biblioteca, ovvero un luogo di organizzazione della conoscenza dentro cui ciascuno ha, deve avere per garantire l'efficacia del sistema, una collocazione univoca, una struttura logica di partenza o relazioni necessarie tra gli elementi. Qualunque tentativo di organizzazione della mole di dati è scoraggiato dalla quantità immessa in circolo ogni giorno e dal fallimento di chi ci ha provato in precedenza. A mio avviso, questa opposizione tra biblioteca e internet sottolinea la dicotomia ordine-disordine e tassonomia-forsonomia. Se il concetto di biblioteca indica un'organizzazione dei contenuti ordinata e basata sulla tassonomia classica, al contrario, la rete è invece disordine e forsonomia. Difatti, soprattutto con il Web 2.0, il concetto di partecipazione influisce sui metodi di classificazione. Dato che rispetto alle tassonomie classiche, con la folksonomia non vi sono più né gerarchie né livelli. Mentre nella tassonomia la struttura di classificazione è predefinita e quindi le categorie sono fissate a priori, in un contesto partecipativo dove collaborano ogni giorno migliaia di utenti, questa rigidità rappresenta una sorta di limite che viene superato appunto dalla folksonomia. Ha un contenuto, quindi ha un concetto che può essere un'immagine, un testo, un video e via dicendo, vengono associate liberamente delle etichette da parte dell'utenza, utenza che può includere persone più o meno esperte in quel determinato argomento, quindi un'utenza eterogenea. Gli utenti, quindi, oltre a immettere nella rete enormi quantità di materiali e di contenuti, li classificano. Li classificano direttamente tramite i tag, etichette, scelte appunto in assoluta libertà, innescando una condivisione di risorse che è basata su una categorizzazione collaborativa di informazioni, su una classificazione sociale che parte, per così dire, dal basso, dall'utente, dalla comunità di utenti. Nonostante probabilmente questo tipo di categorizzazione sia attualmente la migliore possibile in base alla situazione attuale, appunto, proprio a causa del continuo aumento vertiginoso quotidiano di dati, chiaramente la classificazione sociale viene ad assumere anche delle connotazioni, degli aspetti negativi e primi fra tutti la mancanza di un insieme comune di parole chiave, per cui due sinonimi, per esempio, possono generare categorie diverse, anche se in realtà poi si tratta della stessa cosa, e l'ambiguità delle etichette utilizzate, per cui da un lato categorie diverse date da sinonimi, ma anche ambiguità di alcune etichette. I contenuti pertanto non hanno una collocazione univoca perché possono essere associati a diversi tag in base alle scelte personali e assolutamente libere dell'utente. Facendo un esempio pratico, un filmato realizzato in una classe può essere per esempio taggato col nome della classe terza C, col contenuto per esempio i fossili, con i collegamenti alle discipline, quindi storia, paleontologia, oppure giurassico, cenozoico e così via. È evidente che in questo modo un unico contenuto può essere, per così dire, collegato a un'infinità di etichette, a volte anche incomprensibili per altri utenti, per i fruitori poi del contenuto. Ad esempio, l'immagine di una rosa può essere taggata col nome della persona alla quale la si vorrebbe regalare, per cui diventa un tag, un'etichetta incomprensibile per tutti gli altri. In questo senso si può parlare di disordine di internet, opposto appunto all'ordine delle biblioteche, dei sistemi classici di organizzazione e di archiviazione. I vari contenuti così entrano a far parte di un mondo dove si possono ricombinare in modo libero e imprevedibile. E d'altronde questa sorta di disordine è insita nella natura stessa di Internet, che è una rete formata da infinite maglie che si possono intrecciare in infiniti modi, all'interno dei quali poi ognuno può costruirsi il proprio percorso personale. In merito a questo, negli anni scorsi abbiamo assistito a tentativi falliti, a volte quasi bizzarri, oserei dire, di organizzazione dei contenuti in rete, volti quasi a strutturare, la rete, a strutturare Internet a modo di biblioteca. Ma chiaramente, non sono stati raggiunti risultati soddisfacenti proprio per tutto quanto detto e analizzato finora.